Via Castello a Montegrotto non è un'ampia arteria di circolazione, e anzi, per la sua conformazione, ricca di curve e restringimenti, è parecchio insidiosa. Se a questo aggiungiamo il problema del parcheggio selvaggio, allora la situazione potrebbe diventare persino pericolosa. Bisogna specificare che nella via sono presenti diversi hotel termali e solo 4 stalli pubblici, mentre per trovare un parcheggio pubblico più ampio servirebbe raggiungere il cimitero. In molti decidono così di lasciare l'auto in sosta vietata nonostante la vicinanza del presidio dei vigili urbani. I punti più critici sono vicino al municipio, dove la strada comincia e dove sono presenti diverse curve, vicino al ponte con il Rio Caldo e ovviamente nelle curve stesse. I cittadini lamentano in particolare la mancanza di rimozione dei mezzi colti in flagranza. Apporre verbali in questo caso non risolverebbe il problema, anzi. In pochi decidono di sfruttare il parcheggio del cimitero e tra quei pochi c'è addirittura qualcuno che, nonostante il parcheggio semivuoto, riesce a parcheggiare in sosta vietata. Sviscia Marciana, News, Montegrotto Terme.